eccoci di nuovo. Finalmente oggi a Nuova Efira il primo ministro Jin ha commemorato il 25esimo anniversario della fine della guerra delle locuste. Quest'oggi siamo ispirati dalla presenza di due generazioni di uomini e di donne che hanno affrontato ogni pericolo e hanno combattuto le battaglie che ci hanno resi ciò che siamo. Inclusa la battaglia che ha deciso le sorti delle guerre Pendulum. Asfo Fields. Santiago! Ti risparmio il discorso motivazionale, soldato. Sai cosa fare! Sì, signore! Forza, muoviamoci! Abbattiamo le torri, interrompiamo le comunicazioni e prendiamo il laboratorio. Vogliamo il martello dell'alba e quindi ce lo prenderemo. Ok, va bene, muoviamoci. Muoviamoci, Gears. Abbiamo una possibilità per estrarre quei piani. E una volta abbattute le torri, l'intera base sarà tagliata fuori. Sì, signore. Sono degli indi! Lassù, fateli fuori! Fai il colpo! Bella mossa! Non fermatevi, la torre è laggiù! Forza, il maggiore ci aspetta! Altri indi! Dannazione, sono trincerati! Aggirateli! Bene, un indie in meno! Il prossimo! Andiamo, la torre è poco più avanti! Pazzino, verde 1, siamo vicini al falò! Ricevuto, verde 1! Ma che razza di nomi in codice abbiamo? Piazza una carica su quella torre! Piazza la carica! Carica pronta! Pazzino, la miccia è accesa! Ricevuto! Il nostro falò si accenderà tra 3, 2... Uno! Questa base adesso è cieca, sorda e muta! Quindi i nostri nomi in codice se ne vanno a fanculo, Santiago! Vi aspetto al laboratorio! Sì, signore. Il laboratorio è dopo il cancello di sicurezza, forza! Nidi di mitragliatrici! Ci dividiamo! Voi due a sinistra! Ci hanno visti, al riparo! Attivate quel cancello!
questo l'incursione è ufficialmente iniziata. Andiamo! Ok, sapete cosa fare. Eliminate le guardie, entrate nel laboratorio e prendete i piani. Poi ci dileguiamo. E cosa fa questo martello dell'alba? Vince la guerra. E se siamo bravi, ogni sistema sarà spazzato via e gli scienziati indie riceveranno un'offerta da non rifiutare. Ok, siamo dentro, andiamo! Il laboratorio è là, eliminateli! Ma è chiuso! Bene! Bene! Fuoco su di loro! Scusa! Respingeteli! Era destino! Va bene, siamo dentro. È ora di ricongiungerci al maggiore. Andiamo! Appena in tempo. Anche lei, maggiore! Eliminiamo gli indi e andiamo avanti con questo dannato spettacolo! Sì, signore! Ok, siamo dentro, andiamo! Il laboratorio è là, eliminateli! Fuoco su di loro! Va bene, siamo dentro. È ora di ricongiungerci al maggiore. Andiamo! Ok, siamo dentro, andiamo! Il laboratorio è là, eliminateli! Bene!
Fuoco su di loro! Va bene, siamo dentro. È ora di ricongiungerci al maggiore. Andiamo! Mi fa piacere vederti vivo, soldato. Anche lei, maggiore. Eliminiamo gli indi e andiamo avanti con questo dannato spettacolo. Sì, signore! Indi! Arrivano dal laboratorio! Siamo dentro, andiamo! Il laboratorio è là, eliminateli! Sono pronto! Fuoco su di loro! Va bene, siamo dentro! È ora di ricongiungerci al maggiore, andiamo! Ne avevo proprio bisogno. Moriamo. Mi fa piacere vederti vivo, soldato. Anche lei, maggiore. Eliminiamo gli indi e andiamo avanti con questo dannato spettacolo. Sì, signore. Indi! Arrivano dal laboratorio. Laboratorio sicuro. Lo vedo, soldato. Ora prendiamo quei piani. Spostati, soldato. Sembra che gli scienziati indi non abbiano voglia di vederci. Bruce! Apri la porta, per favore. Gears, ascoltate. Se non siamo fuori in 10 minuti, dovete abbandonare la missione. Ok, Santiago, incontriamo i nostri nuovi amici. La seguo, maggiore. India a sinistra! Attenetevi! Stanno arrivando da destra! In posizione!
via a sinistra! Via dal laboratorio! Gears, abbiamo i piani del martello! Torniamo in superficie! Medico! Granata! In piedi! Loro non passano! Devi aspettare un attimo! Pacco è al sicuro. Andate alla spiaggia per estrazione con Mar. Lo sentite? Mortai! Controllo! Mortai in arrivo! Posso suggerire di correre, maggiore? Alla spiaggia! Via, via! Correte! Via di qui! Controllo! Mortai in arrivo! Posso suggerire di correre, maggiore? Alla spiaggia! Via, via! Correte! Via di qui! Controllo! Mortai in arrivo! Posso suggerire di correre, maggiore? Alla spiaggia! Via, via! Correte! Via di qui! No, fermatevi! La nave davanti a noi! Muoversi! Maledizione, non vedo un cazzo! Controllo! Mortai in arrivo! Posso suggerire di correre, maggiore? Alla spiaggia! Via, via! Correte! Via di qui! Non fermatevi! La nave davanti a noi! Muoversi! Maledizione, non vedo un cazzo! Quando le forze COG presero i piani dell'UIR per il martello dell'Alpa, ci assicurammo la sopravvivenza nel peggior conflitto che il mondo avesse mai conosciuto. Ma soltanto 2 anni più tardi, un nuovo orrore. Un nuovo nemico. Una nuova guerra. Controllo! Attenzione! Deviate il convoglio del colonnello! Mi dispiace, caporale, ci siamo quasi. Negativo, negativo, controllo! La dimora dei sovrani è una zona rossa! Caporale Kim, tutta la città è una zona rossa! Ha ricevuto, controllo. Andiamo, Gears. Al convoglio del colonnello Hoffman serve protezione. Caporale, stiamo arrivando! Ci siamo quasi, controllo! Oh, merda! Ecco il convoglio! Attenzione, occhi aperti! Altri di quei cosi maledetti! Che diamine sta succedendo? Forza, ci siamo! Il prossimo! Granata! Muori, batti per...
fanno con quel coso? Serve qualcosa di più grande! Caporale, dentro quel furgone c'è un martello dentato! Ci sono! Soldato, prendi quel martello! Granata! Pronto! Perfetto! Prendi in mano quel martello! Abbiamo il martello! Fratelli, ti attivi! Arrostisci quel figlio di puttana! Sì, vai così, soldato! Ne avevo proprio bisogno! Muoviamoci! Fatto, soldato! Altri maledetti mostri! Distruggeteli! Vai tu! Cavolo, sono tosti! Oh, merda! Di nuovo! Arrostiscilo di nuovo! Signore, a me e al tenente Stroud serve una scorta. Complimenti, sei stato scelto. Colonnello, dobbiamo entrare. Adesso. Ho il codice della porta, colonnello. Beh, buon per te, ragazzo. Proteggete le scale col martello. Tornerò appena riesco. Diamine, così non va! Avete sentito il caporale? Non fateli entrare! Vengono proprio qui! Usa il martello! Merda! Attenti! Respingeteli! Ci servono dei dannati rinforzi! Non succederà! Combattiamo! A me sembra morto. E vai! Provo da morti! Fateli avvicinare alla porta! Merda! Ma tengo la cosa! Chi se ne frega! Arrostiscilo! Grande! Un altro! Un bastone! Ah! Beccati questo! Mi dispiace. Il martello dell'alba è andato offline. Quando cadde la notte, i morti erano centinaia di migliaia. E quello fu chiamato il giorno dell'emersione. Come molti di voi, allora ero solo una bambina. Era un tempo oscuro e terribile. E la nostra vittoria era tutt'altro che certa. So che siete dei medici, ma ci servite tutti su quel muro! Adesso! Rimetti in piedi quel soldato!
Bene così. Bene, Gears, salite su quella scala. Ehi, salite su. Cesso, dove cavolo sono? Ora vanno a me. Fatevi largo con la motosega e scalate quel muro. Oh, porca vacca. Spara, spara! Fateli fuori! Il prossimo! Sgombrate il cortile, fate sparire tutto! Fatemi bastare quei proiettili! Non fateli salire! Devo trovare delle munizioni! Sono per me! Dannazione, ne arrivano altri! Merda! Lato sinistro aperto! Andate a sgombrare! Forza, Gears! Abbatteteli! Bernie, vieni qui ad aiutarmi! Aiuta Victor dall'altro lato! Per un po'. Scendete, bastardi sguamati! Bene, qualcuno monti quella torretta e lanci qualche bomba laggiù. Qualche vacca, sono centinaia! Tornate su quella torretta, ora! Eccola! Victor, prova! Lo vedo! Gears, fuoco concentrato! Forza, figlio di puttana! Fammi vedere cosa sai fare! Lato sinistro aperto! Andate a sbagliare! Bernie, vieni qui ad aiutarmi! Rampini! Forza, Gears! Abbatteteli! Scendete, bastardi sguamati! Lato sinistro aperto, andate a sbagliare! Bernie, vieni qui ad aiutarmi! Aiuta Victor dall'altro lato! Forza, Gears, abbatteteli! Va bene, muoviamoci! Thank you.
vederci di nuovo. Ok, va bene, muoviamoci! Eccoci di nuovo. Ok, va bene, muoviamoci! Muoviamoci, Gears! Abbiamo una possibilità per estrarre quei piani! E una volta abbattute le torri, l'intera base sarà tagliata fuori! Sì, signore! Ci sono degli indi! Lassù, fateli fuori! Al riparo! Stoppi la visuale! Bene, un indie in meno! Andiamo, la torre è poco più avanti! Abbattiamoli! Mattino, verde 1, siamo vicini al palo! Ricevuto, verde 1! Ma che razza di carica non ce l'abbiamo? Carica la mossa! Pazzino, la miccia è accesa! Ricevuto! Il nostro falò si accenderà tra 3, 2, 1! Questa base adesso è cieca, sorda e muta! Quindi i nostri nomi in codice se ne vanno a fanculo, Santiago! Vi aspetto al laboratorio! Sì, signore. Il laboratorio è dopo il nidi di mitragliatrici! Ci dividiamo! Voi due a sinistra! Ehi, il maggiore conta su di noi! Sali lassù! Granata laggiù, ora! Bene! Adesso entrate da quella porta e non badate al casino! Io. Voi due avete i codici, disattivate quel cancello! E con questo l'incursione è ufficialmente iniziata! Andiamo! Ok, sapete cosa fare. Eliminate le guardie, entrate nel laboratorio e prendete i piani. Poi ci dileguiamo. E cosa fa questo martello dell'alba? Vince la guerra. E se siamo bravi, ogni sistema sarà spazzato via e gli scienziati indie riceveranno un'offerta da non rifiutare. Ok, siamo dentro, andiamo! Il laboratorio è là, eliminateli! Chi entra? Va bene, siamo dentro. È ora di ricongiungerci al maggiore. Andiamo! Mi fa piacere vederti vivo, soldato. Anche lei, maggiore. Eliminiamo gli indi e andiamo avanti con questo dannato indi! Spettacolo. Arrivano dal laboratorio. Oh.
Preso! Bene, continua così! Chi è il prossimo? Sono pronto! Laboratorio sicuro! Lo vedo, soldato! Ora prendiamo quei piani! Tempismo perfetto! Spostati, soldato! Indi a sinistra! Attenteli! A sinistra! Via dal laboratorio! Via! Abbiamo i piani del martello! Torniamo in superficie! Loro non passano! Controllo! Il pacco è al sicuro! Andate alla spiaggia per estrazione con Mar. Lo sentite? Portai! Controllo! Portai in arrivo! Posso suggerire di correre, maggiore? Correte! Via di qui! No, fermatevi! La nave davanti a noi! Muoversi! Maledizione, non lo vedo un cazzo! Quando le forze COG presero i piani dell'UIR per il martello dell'Alba, ci assicurammo la sopravvivenza nel peggior... Caporale! Stiamo arrivando! Ci siamo quasi, controllo! Oh, merda! Ecco il convoglio! Attenzione, occhi aperti! Altri di quei cosi maledetti! Che diamine sta succedendo? A me sembra morto. Non funzionano con quel coso! Serve qualcosa di più grande! Caporale, dentro quel furgone c'è un martello dell'Alba! Ci sono! Abbiamo il martello! Satelliti attivi! Dietro! Basta! Soldato! Altri maledetti mostri! Distruggeteli! Entra! Dietro! Cavolo, sono tosti! Oh, merda! Di nuovo! Arrostiscilo di nuovo! Come ti chiami, caporale? Kim, signore. A me e al tenente Stroud. Diamine! Così non va! Avete sentito il caporale? Non fateli entrare! Vengono proprio qui! Usa il martello! Wow! Merda! Attenti! Respingeteli! Respingeteli! Ci servono dei dannati rinforzi! Non succederà! Combattiamo! Il prossimo! Stavo da morti! Non fateli avvicinare alla porta! Dietro! Rianimami! Aspetta! Cos'è quella cosa?
Chi se ne frega? Arrostiscilo! Aiutatemi! Avanti! Il martello dell'alba è andato offline. Quando cadde la notte, i morti... So che siete dei medici, ma ci servite tutti su quel muro! Adesso! Rimetti in piedi quel soldato! Forza! Bene, Gears! Salite su quella scala! Ehi! Salite su! Successo! Dove cavolo sono? Fatevi largo con la motosega e scalate quel muro! Oh, porca vacca! Spara! Spara! Fateli fuori! Maledizione, sono ferito! Grazie! Comprate il cortile e fate sparire tutto! Fatemi bastare quei proiettili! Oh merda, sono ovunque! Forza! Non fatemi salire! Tutto qua? Lato sinistro aperto, andate a sgombrare! Ora vanno! Forza, Gears! Abbatteteli! Bernie, vieni qui ad aiutarmi! Aiuta Victor dall'altro lato! Scendete, bastardi squamati! Bene, qualcuno monti quella torretta e lanci qualche bomba laggiù! Porca vacca, sono centinaia! Gears! Fuoco concentrato! Forza, figlio di puttana! Fammi vedere cosa sai fare! È bullente! Ma che diavolo! Ma contro ogni previsione, un coraggioso manipolo di soldati guidati da Marcus Fenix finalmente pose fine all'incubo delle locuste. Ce l'ho fatta. Come vorrei che il sergente Fenix fosse qui insieme a noi oggi. Fermatevi un attimo e pensate agli uomini e alle donne il cui sacrificio ha permesso la nostra sopravvivenza. Grazie a loro siamo usciti dall'oscurità. Abbiamo costruito una nuova prosperità. Il mondo che i nuovi COG ci hanno dato non conosce né guerre né sofferenza. È un mondo dove le famiglie sono al sicuro. Un mondo
finalmente in pace. Vieni. Sì, dammi un secondo. Per una farfalla? Certo, guarda. Lo sai come fa ad uscire da qui? Cercando di sopravvivere. Questo è vero. La maggior parte non ci riesce. Chi ce la fa, però, ha trovato un modo per cambiare. La piccola larva diventa una crisalide. Al suo interno distrugge e ricostruisce se stessa. Cambiando la sua vecchia forma e il suo colore, le spuntano le ali, gli artigli. Li usa per rompere la gabbia e poter uscire. E poi diventa bellissima. Non dovevi venire. Risparmia il fiato, JD. Quella è tale quale a sua madre. Non c'è dubbio. Sì, lo sono e come. Prima proteggevamo gli insediamenti COG e ora li assaltiamo. Non è ironico? Tecnicamente no. Per gli estranei le incursioni sono la norma. Almeno fino al vostro arrivo. Ora... che noia! Meglio annoiarsi che morire. E che differenza c'è? Oh, niente allarme. Beh, grazie per l'efficienza. Già, non ci annoieremo. Moriremo, forse. Quello non è l'allarme di sicurezza. Comparta, eruzione di vento! Ripariamoci nell'insediamento! Tutti in carrozza! Forza! Andiamo! Mollo, Scorpio! Andate! Dobbiamo riuscire a entrare! Non mollo, Scorpio! Andate! Il vento sta strappando tutto! Dannazione! Wind wall chiuso! Facciamo adesso! Dirigiamoci verso la gru! Oltrepassiamo la recinzione! Ma non c'è cancello! Allora va abbattuta! Ha funzionato! Andiamo alla gru! Fantastica di fulmini! Non fatevi beccare! Dovremo essere al sicuro! Ah sì? Cosa intendi per sicuro? Non morti subito! Oh, merda! Ehi! Che mi sono perso? State tutti bene? Kate ha ancora il cappello?
Bene. Bene. Ehi, Sgorbio. Resta qui. Ok. Allora, fuggitivi, queste grosse mura COG non vi fanno venire nostalgia di casa? Wow, ancora la cazzata dei fuggitivi. Lo sai che non ci servi, vero? Rain ha detto a noi due di fare questa cosa, non a te. Mi spiace, intelligentone. Dove va lei, vado anche io. Non ho bisogno di una babysitter, zio. Chiamami accompagnatore, allora, baby. Te ne dici se ti chiamo sbronzo? Oh, sei proprio un duro, non è vero? Zio, JD ha ragione, sei sbronzo. In realtà, sono ancora un po' brillo. Gli insediamenti COG sono costruiti dall'interno verso l'esterno, quindi il fabbricatore si trova al centro della città. Lo prendiamo e andiamo. Di certo ci sono un sacco di DB di sicurezza là dentro. Sono 6 mesi che gli estranei non attaccano. Avremo l'effetto sorpresa. Non puoi sorprendere un robot intelligentone. Un tempo li comandavamo, te lo ricordi? Ah sì? Tipo all'insediamento 2? Ehi, non è stata colpa loro. Hai problemi ben più grandi della testardaggine, giovanotto. Ok, ecco il centro di costruzione. Devo trovare il modo di arrivarci. Beh, per entrare dobbiamo scendere. Andiamo. 2 settimane fa qui non c'era niente e ora stanno già costruendo l'anello esterno. Le incursioni non li preoccupano, quindi probabilmente sono più veloci. Giù! L'osservatore! Non ci vede. E continueremo così. Sai, più scendiamo verso il centro, più DB ci troveremo alle calcagna. Ecco perché io e Del dovremmo andare da soli. Se ci prendono potremmo parlare con Jin. Sono stato nei COG per 15 anni. Sono pluridecorato. Forse mi piacerebbe discutere con Jin questa specie di guerra che vorrebbe iniziare. Abbiamo un'altra opzione. Non farci beccare. Ragazzi, scale. Torniamo in superficie. Spiega come costruiscano così alla svelta. Meno male che era un costruttore, non un osservatore. Oscar, andrà bene, so come evitare gli osservatori. Fermi dove siete. Oh, merda. E gli Shepherd vi scorteranno dalla proprietà. Lasciate fare a me. Cittadino, non hai l'autorizzazione. Niente cittadini qui. Davvero? Cosa? Cittadino implica una forma di lealtà verso un'autorità centralizzata. Io invece mi reputo un membro di un collettivo anarchico. Cittadino, il tuo atto di violenza è stato registrato. Ok, dovremo fare alla vecchia maniera. Esistete immediatamente! Credo proprio! Sanno che noi siamo qui. E adesso? Ora, nuovo piano. Ci facciamo strada fino al fabbricatore.
Vieni qui! L'altro Shepard è distrutto! Ingaggio bersagli! Granata! Capito! Bersagli nemici individuati! Ok, via libera! Sono tutti. E ora come usciamo di qui? Vedo un cancello di sicurezza. Bloccato. Fermi tutti, fatemi pensare. Wow! JD, sei stato tu? Non sono stato io. Sicuro che non sia così. Zio, per favore, tu pensi che COG sia un'eruzione di vento? Dici di no? Ma... anche se lo foste, almeno non dobbiamo insegnarvi a combattere. E voi esiliati? La maggior parte degli uomini di Reina non ha nemmeno voglia di alzarsi dal letto. Ah, oh, tu non vorresti ascoltare le lezioni di mio zio. Mi ha insegnato a combattere, è fortunato che io ancora gli parli. Ehi, ero di grande aiuto! È solo un punto di vista, non proprio preciso, ma è un punto di vista. Forza, DB in arrivo! Siamo preoccupati dei vostri... Un altro Shepard morto! Guarda! Rianimo! Arrivo! Torno! Bocca di fortuna! Altri di me in arrivo! Centro di costruzione dritto davanti a noi! E vieni! Un altro bot distrutto! Dannazione! Grazie, Versailles! Granata! Un altro Shepard morto! Un altro DP distrutto! Bravo, prezzati all'uso della forza! No, da seguiti! Pensavi per la detenzione acquisito, ma la suppressione è attivata. Ah-ha! Altri TP! Venite qua! Sono a terra! Appuntamento unità in corso. Avvio in carica. Eccomi, sono in piedi! Un altro Shepard morto! Capito!
Guardate, il centro di costruzione è proprio sopra quel muro. A meno che non si abbassi per magia. No, niente, dobbiamo trovare un'altra strada. Proprio non capisco, le incursioni sono interrotte per ordine di mia madre. Quanta sicurezza. Che c'è, non vi divertite? Ok, diamo un'occhiata in giro e cerchiamo un modo per passare. Prendo io. Mi sa che il reparto maternità conduce all'interno.